Alessandra Pugliesi, allora parliamo di questa startup. Sì, noi siamo una società di consulenza che affianca gli imprenditori nella gestione del patrimonio immobiliare d'azienda. Ci occupiamo di trasformare la manutenzione da centro di costo a leva della competitività e opportunità di saving. Nella diretta comunque si sente perché è impresa diretta, arriva. Perfetto. E noi siamo qua, giusto per spiegare che noi siamo qua con un po' di confusione alle spalle perché si stanno continuando a presentare i progetti delle start-up e di conseguenza abbiamo in questo momento della musica che ci fa poco comprendere tra di noi, ma le assicuro che ci sentono bene. Ecco. Allora, ricominciamo. Alessandra Pugliesi con Red Build, parliamo di questa startup. Allora, Rebuild It SRL è una società di consulenza che affianca gli imprenditori nella gestione dei patrimoni immobiliari d'impresa. E quello che facciamo è trasformare le attività manutentive da centro di costo a importante leva della competitività e opportunità di saving. A supporto della nostra consulenza abbiamo progettato e sviluppato una web application che è pensata per adattare quello che è il modello del management del costruito usato dalle grandi aziende alle piccole realtà e piccoli poli produttivi, cioè le piccole e medie imprese. E quello che riusciamo a generare come impatto è proprio quello di liberare risorse che possono essere poi reinvestite nei processi di efficientamento e nei processi di adeguamento edile impiantistico degli edifici proprio per rendere quelli che sono gli edifici produttivi sempre più competitivi e lontano dai processi di decadimento funzionale di cui soffrono i distretti industriali, soprattutto del centro-sud. Ecco, cosa fondamentale, visto che ormai la maggior parte degli edifici sono edifici di vecchia data, per cui tutti quelli che sono i miglioramenti non sono indispensabili ma anche richiesti anche dalle normative. Può fare in modo insomma, di... Esatto, noi siamo agiamo come unico interlocutore per l'imprenditore su tutti gli adeguamenti manutentivi e normativi, con un considerevole risparmio anche in termini di tempo, naturalmente. E oltre all'attività di gestione del costruito accompagniamo gli imprenditori anche nei processi di adeguamento con un'attività di progettazione e project management proprio per adeguare quello che è il costruito alle nuove necessità competitive anche in termini di produttività e di digitalizzazione degli stabilimenti. A che punto è questa idea progettuale? Già... Allora, l'idea progettuale è già una realtà operativa, siamo attivi principalmente nel Lazio e in Campania e abbiamo quindi già una serie di imprenditori diciamo, che stanno utilizzando questo metodo, quindi l'innovazione proprio nella cultura rispetto al management del costruito e abbiamo l'obiettivo naturalmente di espandere la nostra attività a tutto il centro-sud, quindi inizialmente anche Puglia e Basilicata e poi successivamente procedere su tutto il territorio nazionale. Qualche cosa da aggiungere da parte di Angelo Rago in modo tale che insomma... Sì, volevo precisare che la nostra non è un'idea nata dalla sera alla mattina ma è calata dall'esperienza ultraventennale fatta con i fondi immobiliari, un modello di approccio manageriale che funziona benissimo per abbattere questi costi e per mantenere il valore degli immobili e mantenerli a norma di legge proprio per non incorrere in sanzioni e mantenere attivo l'immobile, il patrimonio immobiliare trasversale di tutti questi tipi di approccio diciamo imprenditoriale che sono anche gli alberghi, il settore alberghiero, non solo quello industriale. Quindi questa idea noi l'abbiamo presa e l'abbiamo calata per le piccole e medie imprese, perciò c'è stata questa idea, diciamo, innovazione in questo. Grazie mille, grazie ad Alessandra Pugliesi.
Tunisi, Angelo Rago.